In teoria adesso mi sarei dovuto mettere a editare il video, però non ne avevo voglia e ho detto ma sì, registriamoci un altro episodio di PES uno dietro l'altro. E quindi vai con la sigla! Se ne vinciamo due oggi, se ne vinciamo due di fila oggi, PEM! E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabo, signori. Come sentito dall'intro, dovevo mettermi a editare il video, però non ne avevo tanta voglia, lo farò più tardi, anche se sono già alle 7, ma chi se ne frega. Facciamoci un'altra partita, dai. Tanto una l'abbiamo vinta, non può andarci così male di nuovo, credo, spero. Mettiamoci la nostra squadra a posto, ve la farò poi vedere diciamo, dopo che abbiamo trovato l'avversario, nello schema di gioco. Noi ci aggiorniamo a tra poco. Ve la faccio vedere da qua la squadra, dal nostro schema di gioco. Prima però sistemiamo le impostazioni avanzate, togliamo il tiki-taka perché non lo so perché, ma togliendo il tiki-taka abbiamo vinto di nuovo. Forse ci porta sfiga il tiki-taka, forse io non lo so usare e quindi va bene. Eccolo qua, abbiamo in porta Sergio Rico, a sinistra Marcelo, poi Pepe, Varane, Alaba a destra. Nella mediana abbiamo portato Gonalons e Adrien Silva. Al centrocampista laterale sinistro ho messo Neymar, trequartista Messi, al destra ho Bale, naturalmente, perché Bale è Bale. Però come prima punta, visto che nell'episodio che voi avete visto ieri, ma che io ho registrato 10 minuti fa, il nostro Pipita Higuain nella seconda partita ci ha trascinato lui, oggi gioca titolare il Pipita Higuain, oggi gioca titolare. E la panchina naturalmente, il portiere di riserva, un centrocampista laterale destro, perché ci serve qualcuno sulla destra, per la sinistra ho portato Tevez, però Tevez ha giocato molto molto bene come trequartista, Aduriz naturalmente perché Aduriz è una sicurezza, Maxwell e Acerbi per quanto riguarda la difesa, un terzino e un difensore centrale, e Hernanes che ho portato perché Hernanes non gioca mai a un tot del genere. Hernanes gioca sempre qui, però gioca sempre a questo livello, sempre. Quindi Hernanes ce lo portiamo. Lo so che vi sta tanto, però... Vabbè dai, aspettiamoci qualcuno e poi ci aggiorniamo. Eccolo qua! Dunkest Rook 9054, l'abbiamo già trovato mi sa, perché avevo già detto che sembrava un codice fiscale. Questo c'è il Milan, Moldova Trento addirittura. 5 sconfitte, noi le ultime 5 partite che abbiamo giocato, 4 sono vinte e una persa. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Questo c'ha Zaza, Di Maria, Coutinho, Azpilicueta, Jordi Alba, Edgar Davis, Yaya Touré, Barzagli, Mustafi, Murillo e Vorm. Potrebbe essere abbordabile, potrebbe essere abbordabile. Guarda lì, guardalo. Guardalo anche Maxwell. Siete delle merde allora, siete delle merde. Come fai poi a non far giocare questi? Come fai a non far giocare questi che hanno la striscia verso su, blu? Che cazzo... Uno si prepara la squadra e invece poi la deve cambiare tutta. Va bene, va bene. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi siamo... Ciao Fabio. Sto pensando, ho visto il consiglio di PES, no? E c'era scritto che l'allenatore, per essere riconfermato gratis, doveva raggiungere degli obiettivi. E se non raggiungeva degli obiettivi, noi dovevamo pagarlo, quindi spendendo GP, oppure c'era scritto pagarlo in altri modi. E questa potrebbe essere una cosa abbastanza ambigua. Noi gli compriamo due zoccole, gliele mandiamo a casa e l'allenatore è pagato. Vabbè, non lo so io. Bravo Pepe! Sì, anch'io. Sì, anch'io. Non è possibile! Oddio, è uscito a vuoto il portiere! È uscito a vuoto il portiere! Questo è tutto fascia e cross. Ragazzo mio, hai rotto il cazzo, hai un po' rotto il cazzo. E arriva così il gol del vantaggio. Difensori non ce n'erano. Il portiere ci mette un po' a riprendersi, è normale che...
quel cross di Coutinho. Zaza! Che grande parata! Questo è tutto fascia e cross, fascia e cross. Qui avrei voluto il nostro altro modulo, perché con questo io non riesco a farlo, non riesco a farlo. Guarda, non riusciamo a fare due passaggi. Porca! Due passaggi in croce non riusciamo a fare. Porco il cazzo! Ma guarda, ma li voglio cambiare, altro che... Mi mette le frecce verso su e poi fanno schifo al cazzo, fanno. Poi Aduriz me lo metti capitano. Anzi, Aduriz lo togli e ci metti Higuain, mi ci metti. Cioè questo, in tutti i nostri passaggi, tutti i nostri cross, ce li ha presi lui. Cioè li sbattono sopra, così. Bella. Guardalo, guardalo dove cazzo è andato. Finalmente! Dove cazzo stava andando Neymar? Ma io più di così non posso fare. Guarda il Pipita! Guarda il Pipita! Guardalo il Pipita! Il Pipita! Ancora lui ci pensa! Ci pensa ancora lui, ci pensa! Bene così! Vai, alzala! Cos'è? Rigore! No, 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 no! Non fa niente! Dacci il Pipita! Dacci il Pipita questa volta! Con calma, con calma! Dallo sicuro ce la fa! Lascia stare, lascia veramente stare. Fischia però. Bravo, buttala fuori e vaffanculo anche a te. Guarda, 4 tiri, 4 in porta, abbiamo fatto 3 gol. Questo 8 tiri, 5 in porta, non riusciamo. Nel primo tempo noi non abbiamo giocato. Non siamo riusciti a fare niente il primo tempo, però abbiamo vinto. Cioè per una volta, dopo tutte le volte che la fanno a noi, per una volta, dai. Dai, dai che siamo ok, subito un'altra. 6 punti, se oggi arriviamo a 9, bellissimo, bellissimo se oggi arriviamo a 9. Attenzione. Oddio, una coltellata. Però, lo zio Chris ci aveva già pensato che sarebbero scaduto il contratto di Messi. E infatti a Messi non gliel'abbiamo rinnovato perché c'ho il coupon di rinnovo del contratto. Eccolo, eccolo, eccolo. Merlino 1133, anche lui abbiamo già sfidato in tempi memory. Però mi ricordo, Merlino, non mi ricordo come era andata a finire, ma mi ricordo. E anche lui non sta giocando male, una la vince, una la perde, una la vince, una la perde. L'ultima l'ha vinta, questa dovrebbe. Zitti, zitti. Schema di gioco, vai con le frecce, sbam. E Varane è una merda. Varane è una merda. Poi chi abbiamo? Abbiamo Diego Lopez, guarda lì con la freccia com'è pomposo. Luis Enrique, non ti porto Luis Enrique, hai fatto schifo al cazzo prima. Merlins Napoli, ciao Fabio. Oggi si affrontano Caserta e Cardiff. Caserta e Cardiff. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andiamo? Porca puttana. Porca puttana. Mamma mia, se la prendeva andava in gol sicuro. Facile facile andava in gol. Se la prendeva bene andava in gol facile facile. No! Mamma mia il Pipita! Mamma mia il Pipita! Sempre che penso a quello che mi dice Enzo. Controlla prima di battere. Ha ragione, Enzo, ha ragione. No! Cazzo! Vai! Vai! Fuori gioco. Porca California. Porca California. Prova la Pipita. Ottima
profondità sulla fascia. C'è il colpo di testa. Palla fuori. Di nuovo fuori. Non ci credo. 5 tiri e 3 sono usciti fuori. Però stiamo andando bene di testa. Proviamo a metterci a Duris che è di testa. Guarda come siamo scoperti. Guarda come siamo scoperti. Non era possibile che mi segnavi da lì, eh. Non era fottutamente possibile che mi segnavi da lì. Riproviamo così, prima ci è andata bene. Vai Hernanes! Guarda Hernanes! Ah, guardalo lì! Il profeta ci pensa a lui, eh. Va bene, cerchiamo di tenere adesso. Messi gli stoppa la palla e se ne va perché è gentile. Porca! Il 2-0 ci avrebbe fatto ben sperare, eh. Il 2-0 ci avrebbe fatto ben sperare. Io ho paura di questi minuti. Perché se ci segnano all'ottavo... Guarda, quello non riesce a raccogliere la palla. Ma quanta artrite c'hai, figlio mio? Quanta artrite c'hai? Perché se ci segnano, dicevo, se ci segnano in questi minuti, ci becchiamo 2 gol, sicuro. Ce li becchiamo 2 gol. Buttala, Frank. C'è nessuno lì. Porco il cazzo. Ecco Luis Suarez. Sì, sì, guarda Luis Suarez. California. Va bene anche l'1-0, sono sempre 3 punti. E ci pensa Hernanes, ci pensa Hernanes. Vediamo un po'. Tiri, noi abbiamo fatto 7 tiri, 3 in porta. Tutti gli altri magicamente fuori, fuori magicamente. Questo qua ha fatto 3 tiri, 1 in porta e non c'è riuscito a fare niente. Va bene, questo episodio è stato pam. Questo episodio è stato veramente buono. 2 partite, 2 vittorie. Una per tripletta del Pipita e una perché se la porta a casa Hernanes. Siamo contenti, siamo contenti. Signori, 2 belle partite oggi. 2 belle partite. Guarda, Crisis Jeremias ha ingaggiato Marcolino Verratti. Marcolino Verratti. Oh. Signori, anche il video per oggi si conclude. Sono veramente contento. Adesso andrò a leggere. Aspetterò questi 2 giorni che passino per vedere i vostri consigli, per leggere i vostri consigli sia sull'episodio che è uscito ieri, che avrò già letto, sia per l'episodio che esce oggi, in modo da prendere i consigli migliori, cercare di ricordarmi e fare qualcosa per la prossima partita. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona epifania, perché questo video dovrebbe uscire il 6 di gennaio. Spero che la Befana non sia stata troppo stronza e non vi abbia portato solo carbone. Se il carbone che vi ha portato è quello di zucchero, quello da mangiare, mandatene un pezzo a Crisabo, mi raccomando. Detto questo, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ormai sapete che nella descrizione ci sono i vari social, come Facebook, dove ci sono anche tutte le altre, tutti gli altri video che abbiamo fatto sugli altri gameplay su PES e non solo, e anche altri video divertenti. E noi ci vediamo domani con un prossimo video, ragazzi. Non so se arriverà PES o qualcos'altro, vi farò sapere. E niente, ragazzi, ricordatevi di divertirvi, che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Ciao, ragazzi.